Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Shuikoden 3 e lì, in alto a sinistra, potete notare che ci sono già i tre nostri nuovi amici pronti per portarci all'avventura. Quindi raggiungiamoli. Eccolo, ce l'ha fatta. Ehi, da questa parte. Grazie per essere arrivato. Sarà grandioso. Ma lo combattono loro, tutti e tre? Duke Hugo di Caraia. Benvenuto, benvenuto nei Santi Cavalieri di Loa. Duke Hugo of Caraia? Sì, tu vieni da Caraia come rappresentante, giusto? Quindi Duca, Duke, che sarebbe il Duca, è perfetto per il tuo rango, per il tuo rango. Credo che sia abbastanza giusto. Andiamo verso le montagne del nord. Troveremo la barca e suo padre, ovviamente. Mi sa che qua ci sarà il primo vero boss del gioco. Ed aiuteremo tuo padre. Lo faremo. Esatto. Sì, andiamo. Elliot, join for now. Melville has joined. Alanis has joined. Scusa, ed Elliot? Cioè, ci sono soltanto Alanis e Melville. Elliot non combatte, allora. Almeno, mi sembra che non combatta. Infatti, Elliot è guest. Madonna, livello 6, livello 5. Sono delle pippe incredibili. E allora ora ci sarà anche, ovviamente, il piccione. Cioè, il piccione, il nostro vecchio... Eccolo qua. Caverne del Nord. In realtà non c'è Feather, c'è il nostro... Deve essere questa. Sì, perché c'è, diciamo, l'acqua, quello che... Dove c'è l'acqua c'è una nave. Andiamo. Bene, andiamo tutti quanti. Oh, ma lì c'è... Beh... Qual è il problema? È troppo tardi per spaventarsi adesso. Chi ha detto che sono spaventato? Andiamo. Eccomi. Effettivamente io sono un po' spaventato di questa sorta di... Ehi, Elliot. Che diavolo di cavaliere puoi essere se ti spaventi dei tunnel? Sii coraggioso e seguimi. Dovremmo andare anche noi. Non è, diciamo, non è occasione di tutti i giorni avere la possibilità di servire dei cavalieri. Cavalieri? Intendi questi piccoli teste di ferro? Beh, ok, anche se sono soltanto dei bambini. Penso che la loro immaginazione e il loro gioco possa essere un'ottima cosa per la loro età, Lulu. Chi te l'ha chiesto? Comunque, posso sognare anch'io cose migliori di questa. Qua, qua, qua. Sono sicuro che tu possa. Qui ci saranno incontri, ovviamente. Però le mappe sono tutte molto piccole, molto strette, molto, molto easy da esplorare. Questa mi piace come cosa. Mi piace tanto come cosa. Sono esausto. Starei bene, Elliot? Starei bene, Elliot? Quanto manca ancora? Abbiamo camminato da un'eternità.
cavaliere Elliot. Se il tuo cavallo fosse collassato, avresti dovuto camminare una grande distanza. Sì, ma è differente. Non essere così duro con lui, Melville. Ma se un cavaliere non può camminare. Non c'è motivo di. Non c'è motivo di arrabbiarsi o comunque di discutere. Abbiamo tanta strada da fare. Fermiamoci qui. Per una volta, concordo. Ah, chi l'avrebbe detto che le papere parlano così tanto nel sonno? Ah, quella è rimasta sveglia. Non riesce a dormire? Oh, io? Ah, andrò a letto presto. Melville è il camminatore stanco, chiamiamolo così, sono già crollati. Quel ragazzo. Anche i cavalieri si stancano. Immagino di sì. Alanis, perché vuoi trovare questa nave così intensamente? Eh? Potrei sbagliarmi, ma sembra che tu sia più ansiosa di Mayville di trovarla. Oh, beh, forse io non ho una vera ragione. Forse io ho una vera ragione. Qual è questa ragione? Molto presto io dovrò dirgli addio. Dovrò abbandonare, dovrò andare via da Vinaide Zexai. Mio padre è un mercante. Diciamo è un mercante di scambi, no? Quindi non ho mai avuto la possibilità di mettere radici o comunque di stabilizzarmi e di farmi degli amici. Mio padre ha programmato di andarsene dopo mezzo anno. Così, diciamo così, in fretta. Nel frattempo io mi sono fatto degli amici con Melville ed Elliot. Ho guardato fuori, ho visto diversi gruppi di bambini giocare e non sono mai stato in grado di giocare anche io insieme a loro, fino adesso, fino ad ora. Ecco perché. Oh, capisco. Ecco, quello che dorme. Lulu, svegliati! Circondato dalle teste di ferro. Ah? Ditegli di ritornare dopo. Avanti, pure i Zexiani, i Zexen sono svegli. Lo so, mamma, lo so. I teste di ferro di Zexen. Gesù. Mamma. belle risate. Lulu. Ok, oddio, Madonna, tutto a spirale. Guarda che casino. Oh, è caduto. Ma qui cosa c'è? Qui sembra esserci qualcosa. Cos'è? Tipo un ascensore, che è? No, in realtà non è un Kaiser. Cerchiamo di stare attaccati al muro. Ah, qua cosa c'è? Ma niente, vabbè. Ma non ci sono incontri qua, strano. Nessun incontro casuale. Boh, mi sembra troppo strano. Beh, potrebbe anche essere dal fatto che quei personaggi sono comunque di basso livello, quindi magari. Ah. Bandito. Ehi, tornate al lavoro, voi pigroni e piccoli stronzi.
Il tesoro che è stato rubato potrebbe incitare il boss a picchiarmi giorno e notte. Sì, lo sappiamo, lo capiamo. Persino le tue rime sono fatte di sabbia. Ma ripeterci gli ordini troppo spesso non. Ma ripetere gli ordini troppo spesso? Ah, perché è tutto in rima. Ah, ok. Ecco perché. Ci fanno uscire pazzi. Ti preghiamo di smetterla. Eccoci di nuovo, cacciatore di tesori. Scavando tra i profitti ci rendono. Scavando i profitti. Scavare nei profitti ci rende deboli. Nel mentre siamo affamati, cercando qualche cosa, un massaggio. Ecco che cosa amerei in questo momento. Sì, cosa amerei. Chi sono queste persone? Queste persone sono. Come li chiamate in modo, diciamo, spicciolo? Impedimenti di un ritorno veloce, ecco. Melville. A casa, adesso, per favore. Stai calmo, Elliot. I cavalieri di Santaloa scapperebbero di fronte a dei, diciamo, a dei banditi. Esatto, non possiamo scappare adesso. Guarda, stanno andando dentro. Seguiamoli. Che ne pensi, Hugo? Dovremmo andare noi tre là dentro? Vabbè, andiamo. Se stiamo qui non concludiamo niente. Non posso dire di no, mi hanno fatto duca. Va bene, andiamo tutti quanti. Ma se le cose si fanno, diciamo, più pericolose, ordinerò la ritirata immediatamente. Oh, grazie, Mr. Duck. E quindi aspetta. Ora da qui dobbiamo scendere? O questa è la stessa strada di prima? No, mi sa che questa è la stessa strada di prima. Eh sì, questa è la stessa strada di prima. Quindi io devo andare da quel lato. Allora. Ma qui ora devo capire effettivamente. Mi sa che dobbiamo andare di qua, però. Ok, tra l'altro, altra intuizione che mi è venuta in mente. Mettendo insieme i due ragazzini nella stessa fila, vedete, abbiamo sbloccato l'attacco combinato, che è Child, quindi l'attacco combinato bambini. Quindi fanno l'attacco combinato. Figa questa cosa. Ok, quindi dobbiamo andare di qua, giusto? No, aspetta, mi sa che qua però è da dove siamo arrivati noi. Però questa mi sembra la stessa stanza di prima. Vabbè, proviamo a scendere, vediamo che succede. Perché a me sembra effettivamente la stessa strada di prima. No, invece no, dovevamo andare di qua, giusto. Halt! Non potete passare. Vabbè, perché vi prenderemo a calci nel. Vabbè, avete capito. Allora, vi faccio vedere appunto l'attacco combinato. Qui ovviamente non abbiamo nulla di che, quindi facciamo questo. Poi rune. Ah, ecco, vedi, questo incrementa. Breath of Ice. Vedi, Water Magic, 100 damage. Ah, ecco, vedi. Minchia. No, però questo.
Ecco qua, attacco combinato. Child. Alanis finisce sbilanciata. È un attacco scarsissimo ovviamente, però giusto per farvelo vedere. Sembra che abbiano il counter. Allora, auto. Ovviamente battaglia dove non possiamo scappare. E loro salgono di livello. Noi saliamo di livello anche. A posto. Oh mio, non ci credo che cosa è appena successo. Io pure. Com'erano questi banditi, sergente? Le funi sono, diciamo, sono messe in sicurezza. Saranno incoscienti per un po' di tempo. Possiamo intrufolarci dentro. C'è una nave o qualcosa del genere che aspetta di essere trovato, giusto? Sì, giusto. Sì. Deve esserci. Il padre di Melville non è un bugiardo. E io lo aiuterò a provarlo. Anche io. I cavalieri di Santa Loa tutti insieme. Sì, però dobbiamo andare di qua. E vedi, questo fatto della telecamera è confusionaria per questo. Ecco, qui c'è un cristallo perché sicuramente qui c'è la boss fight. 100 su 100. C'è la nostra prima boss fight. Qui c'è la nostra prima boss fight. 100-100. Guarda, la luce da fuori e posso sentire anche l'acqua. Intendi che abbiamo trovato la nave? Ora si chiude il cancello. Eccolo qua. Oh oh oh, benvenuto. Minchia. Siamo chiusi fuori. Ma è l'uomo che c'era nella città di Zexen. Guillaume, quello che è. Male, male, bambini. Io vi avevo detto di non venire nelle montagne. Ma perché tu sei qui? Lo volete veramente sapere? Ve lo dovrei dire? Beh, adesso... Io lo so perché. Perché sei un bugiardo. Hai mentito riguardo al papà di Melville quando hai detto che... quando lo hai chiamato bugiardo. Oh oh oh, esatto. Ma perché? La ragione è molto semplice. Non volevo nessuno che, diciamo, sapesse di questo luogo. Questo posto è dove io metto tutte le mie ricchezze. Le tue ricchezze? Sì, le mie, tutte le mie. Delle volte vendo qualcosa di, diciamo, di importante al mio negozio o al mercato. Successivamente, quando i compratori lasciano vinai del Zexen, i miei banditi li vanno a prendere e mi riprendono la refurtiva. Ah, è uno schema perfetto. Noi sappiamo quello che ogni vittima sta portando appresso, perché lo hanno esattamente comprato da me. Tu, viscido ladro, e quindi è per questo che hai tenuto questo posto segreto. Naturalmente, questo posto è abbastanza lontano dal villaggio di Zexai e dal forte dei cavalieri. Non mi sono mai preoccupato di nessuno che potesse trovarlo. Ecco perché fin quando il padre di Melville ha parlato di tutta questa, diciamo, di questa cosa che ha scoperto. Mostro, per questo piano malvagio tu... E stavo pensando di andarmene, ma tu hai incominciato a darmi dei problemi. Ehi, è quasi giunto il momento. I miei banditi fannulloni saranno qui presto.
Eccoli, quelli, ecco i tipi strani. Pagherete per quello che avete fatto. Potete, cioè, credete veramente di vincere contro Dan la volpe? Preparatevi alla punizione. Non mostrate pietà. Qui ovviamente rune, purtroppo noi siamo carenti di rune, però tecnicamente con lui posso fare così. Runa dell'acqua. Per attaccare tutti almeno. Minchia, non sono morti. Fanno un sacco di danni. Aia. Aia. Lui è entrato in status berserker. Ma il problema è che ora non posso. Non posso curarli. Dai, non ci credo che li ha mancati. Sì, va bene. Ora prende l'esperienza tutta lui, ovviamente. Oh, ouch. Persino un leone sa quando deve scappare, se il pericolo è la sua unica ricompensa. Ricordatevelo prima di sfidare di nuovo i guerrieri di Caraia. Ho una papera veterana. Ho un combattente papera veterano. Poi, maledetti banditi. Almeno ho degli ottimi ostaggi qui con me. Oh, Melville. Posso difenderci. Gliela farò pagare. Puoi farcela, Melville, capitano dei Santi Cavalieri di Loa e spadaccino della rabbia. Prepara a incontrare il creatore vecchio. Vecchio. Bene, vediamo se voi ragazzi che impugnate queste armi così affilate come le vostre lingue. Cavalieri bambini, che il match cominci. Minchia, devo combattere con loro? Oddio, uno contro uno? Ah, è duello. Suppongo che finirò tutto molto in fretta. Incominciamo con questo. Quindi ora devo decidere appunto attacco, difesa, attacco violento. Facciamo difesa. Lui dovrebbe fare. Ah, tutte e due difesa. Ti punirò. Ok, quindi difesa. Ah, minchia, lui fa attacco però. Cacchio. Puoi fare tutte le occhiatacce che vuoi, ma non cambierà quello che sta per arrivare. Minchia, di nuovo attacco. Merda. Che cosa sarà adesso? Facciamo attacco? Infatti lui difesa. Ecco, ti farò vedere il mio Death Blow Attack. Quindi difesa. Ok, Minchia, attacco e attacco. Merda. Aia. Mi ha shottato.
Ma lui è decisamente più forte. Infatti è fatto apposta. Oh oh oh. Sembra che io abbia battuto il cavaliere. E adesso come posso finire tutto ciò? Ehi, faccia da maiale. Eh? Oh, oi. Hanno aperto il cancello. Accecato, vabbè, accecato dai soldi, tipo, vabbè, tipo arraffone, pazzo arraffone. Oh, quando, ma come? Tutti i cavalieri sanno quando bisogna, sanno come funziona una leva. Ah, adesso sarei punito come, adesso sarei punito come uomo o come bambino? Oi oi oi, aiuto, salvatemi! Ehi, fermati, ladro! Lulu, accertiamoci delle condizioni di Melville prima. Melville, Melville, puoi parlare? Io posso parlare. Sento le campane della chiesa nella mia testa, ma penso che sto bene. Mi dispiace, ho perso. Pensavo di poterti proteggere, ma sei tu che hai dovuto proteggere me. Ma che stai dicendo, Melville? Tu ci hai protetti, sia a noi che a me. Ha ragione, Melville, sei un eroe. Mi hai fatto sentire anche meno spaventato. Questa è una vittoria per tutti e tre, i santi cavalieri di Loa. Esatto, e adesso spadaccino della rabbia e cavaliere e capitano dei cavalieri Melville, andiamo a trovare quella nave. Che vista magnifica. Melville, guarda. Ecco la tua nave. Riesco, non riesco a crederci. Melville, è vero, proprio come ha detto tuo padre. Sì, esattamente come ha detto lui. Possiamo camminare fieri di nuovo in città. Sì. La parte peggiore è stata... Niente, è troppo veloce. La parte peggiore è stata dubitare. Rip. Lo sapevo che stava dicendo la verità. Lo sapevo. Ma è iniziato a suonare in maniera strana. Beh, non lo so. È una soddisfazione. È un... Ehi, sapevi che non poteva essere altrimenti. Era tuo padre. Vero, vero. È un grande tesoro e anche un grande cacciatore di tesori. Sì, immagino di sì. La prossima volta non immaginare. Quindi ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato la nave. Dobbiamo riportarvi indietro, le vostre famiglie saranno preoccupate. Probabilmente all'inizio si arrabbieranno, ma dopodiché ascolteranno la vostra storia. Parole sagge detto da uno così giovane. Bene, andiamo. Ok, quindi possiamo tornare indietro. Quindi loro tre in teoria sarebbero i primi personaggi che reclutiamo? Cioè, in teoria. Vi accompagniamo a casa, ma prima salutiamoci qui. Grazie per tutto, grazie, grazie Yugo, Lulu e anche a te, Mister Papera.
Addio. Addio di nuovo. Beh, immagino che... spero che possiate tornare, diciamo, possiate tornare sani e salvi alle Grassland. Alanis, quando è che te ne vai allora? Eh? Tu devi andartene a causa di tuo padre, giusto? Lo sapete? Cioè, lo sapete? Beh, lo abbiamo scoperto. Perché non te l'abbiamo detto? Perché non ce l'hai detto, anzi? Mi dispiace. Ero troppo triste al pensiero di andarmene, ecco. Come puoi essere triste? Tu, coraggiosa cavaliere, tu, coraggiosa sirena d'argento, Alanis. Melville. Non ti preoccupare, Alanis. I santi cavalieri di Loa sono immortali. Qualsiasi cosa, diciamo, ovunque ognuno di noi possa andare, la forza degli altri va insieme a lui. Amici per sempre, ricordi? Giusto? Melville, grazie. Ecco come la vedo anche io. I cavalieri di Santa Loa, spadaccino del vento Elliot. Capitano dei Santi Cavalieri di Loa, spadaccino della rabbia, Melville. Esatto. Vice capitano e sirena d'argento dei Cavalieri di Santa Loa, Alanis. Insieme noi siamo i Santi Cavalieri di Loa. I tre cavalieri di Zexen. Grazie Melville, grazie Elliot. Saremo amici, saremo migliori amici per sempre. Per sempre. Ma qualche giorno tornerai indietro, vero? Quando lo farai mangerò i fagioli più in fretta. Cercherò di mantenere questa promessa. Adesso sono così felice. Non potevo neanche immaginare di avere degli amici buoni come voi. Non mi sentirò più sola. Elliot ha lasciato il party. E ovviamente tutti. Melville ha lasciato il party. Alanis ha lasciato il party. Vabbè. Convincere i loro genitori che non sono stati rapiti è stato più difficile dell'avventura stessa. Sì, ma alla fine è andato tutto bene. Quei tre sono ancora amici stretti. Sono felice di averli, diciamo, di averli incontrati. Sì, anche io. Qua, 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 qua. Vabbè. E qua qua qua. Quindi niente, non li abbiamo reclutati. Quelli stanno suonando ancora. Quindi mi sa che dobbiamo andare alla locanda. No, mi sa che non dobbiamo andare alla locanda. No, non dobbiamo andare alla locanda. E allora perché mi ha fatto spawnare praticamente qua davanti? Forse ora possiamo tornare indietro? Ma non credo. Niente, tu ancora... Vabbè sì, che tanto per ora non posso reclutare perché ovviamente... Allora, però posso portare su l'arma, mi sa, ora, 2000 e passa. Ma anche qui ci sono i poch? No, qui si chiamano cash. Ah no, 2007 costa. Minchia. Niente, come non detto, ciao. Ah, lì ci sono i ragazzi. Ehi, Hugo, come stai?
sai, Ugo, mi piacerebbe davvero andare per altre avventure insieme a te. Non ti preoccupare, poi appena ti recluto tutto a posto. Ma quindi ora possiamo entrare qui? No. Niente, ora mi sa che dobbiamo andare veramente nella dimora di quelli a cui abbiamo consegnato il medaglione. Sì, adesso dobbiamo andare necessariamente lì, mi sa. Ma se vado di qua c'è la tizia di nuovo vicino al negozio, dove era prima? Perché no, vedi, perché prima era qua. No, vabbè, non c'è, ok. Eh sì, mi sa che dobbiamo andare là. Sono abbastanza sicuro del fatto che per ripagare diciamo, per ripagare il fatto che io gli ho portato il medaglione mi offrono riparo. Ah, invece non mi fanno entrare proprio. Allora c'è qualche evento che devo triggerare fuori. C'è sicuramente qualche evento che dobbiamo triggerare. O forse devo pernottare nella locanda. E che però pernottare nella locanda così mi sembra un po' strano. Senza nessun script, senza, diciamo, nessun prompt particolare. Quelli hanno finito di suonare? Vediamo se quelli hanno finito di suonare. No, ancora no. Ah, aspetta. Ah no, ok, sì. Dice la stessa cosa. Eh sì, e allora mi sa. Boh, è strana sta roba. Andiamo alla locanda. Allora, stay e salviamo. Anche se penso che non sia questa la cosa giusta da fare in realtà. Esatto. Quindi c'è qualcos'altro che dobbiamo triggerare. Niente, ok, usciamo. Vado a farmi un giro. Ecco, vedi, dovevo restare nella locanda e poi uscire. Immagino che non possiamo lamentarci. Il cibo poteva essere molto peggio, ma anche molto meglio. Con qualche spezie di caraia. Immagino che il meglio che possiamo fare adesso è ritornare indietro al concilio. Lulu, sii coraggioso. Ok. Chi te l'ha chiesto? Non essere così, diciamo, festaiolo, young man. Spero di non dovermi preoccupare per Fubar. Per quello che ha combinato, diciamo. Vabbè. Niente, quelli stanno suonando ancora, quindi niente, dobbiamo ritornare al concilio. Non riesco a credere quanto sia grosso questo edificio.
immagino quanti concili possa, diciamo, possa racchiudere, possa tenere. Pensi che questo sia grande? Il clan delle lucertole, la cava del clan delle lucertole è molto più larga e può tenerne 10 di tutti questi. Sono stato informato che tu hai aspettato, diciamo, hai aspettato qua fuori. E, diciamo, è giunto il tempo. Mi stanno aspettando dentro, dovreste entrare. Ah, finalmente riceviamo udienza. Oh, grandioso. E adesso ci fanno aspettare dentro. Che affare. Ho cercato di avvertirti. Gli ufficiali fanno un sacco di cose per fare... Cioè, fanno un sacco di cose che... fanno molte cose più importanti. Anche abbastanza noiose. Mi dispiace se avete dovuto aspettare. Rappresento il concilio di Zexen. Sono il responsabile per la consegna del vostro messaggio. Rappresentativo? Sì, un rappresentante, un rappresentativo. Sono il figlio del clan, del capo dei clan dei Caraia. Devo consegnare questo messaggio ufficiale al capo del consiglio di Zexen, a nessun altro. E immagino che sia difficile per voi apprezzare il tempo che noi praticamente stiamo vi stiamo dando del concilio. Abbiamo a che fare con tante altre persone al di fuori del nostro vasto reame. Abbiamo poca pazienza per ciò che disturba la nostra normalità. Come osi mostrarci tutto questo disrispetto? È stata la protezione del, diciamo, della città delle Grasslands che ha permesso a Zexen di affare di distanziarsi o comunque di non avere niente a che fare con Jolston, che tra l'altro è la regione del Shuigoden 2. C'è bisogno che io vi rammenti il fatto che noi abbiamo diviso i nostri profitti con le Grasslands, anche se voi avete desiderato di più. Nonostante voi abbiate desiderato di più. Impudenza. Adesso, ti prego di dare il messaggio a me. Lucia, capo del clan, non mi ha fatto fare tutta questa strada per ricevere questo trattamento. Devo consegnare questo messaggio direttamente al capo del consiglio. Sfortunatamente ho cercato di spiegarti la situazione, ma il consiglio è troppo occupato in questo momento. È il meglio che posso fare. Ma... No, io insisto nella mia strada. Vi prego di perdonarmi, ma non posso perdere altro tempo. Questioni più urgenti sono state lasciate in sospeso, a differenza dei bambini comunque. Si dia il caso che io sia un combattente di Caraia. Combattente o no, in Zexen l'età di una persona viene determinata da come viene chiamato. E voi in questo momento siete dei bambini. E adesso, se mi scusate. Ah, ecco, gli ho dato la lettera lo stesso.
Se solo Jimba fosse qui per vedere queste teste di ferro, queste teste di latta, che tecnicamente dovrebbe essere tradotto in teste di latta. Abbiamo fatto il nostro meglio consegnando il messaggio. È importante spiegare quello che è successo a Lucia. Siamo pronti per tornare indietro adesso. D'accordo. Ho visto abbastanza cattiveria da parte di Zexen, che mi basta per sempre. Dice, ho visto così tanta cattiveria qui a Zexen che sono pieno per sempre. Giustamente sono stati trattati con pochissimo rispetto. Bene. Quindi ce ne possiamo andare. Che fa? Li salutiamo prima di andarcene? No, non cambiano dialogo. Va bene. Allora, io direi che adesso usciamo dalla città, facciamo il giro uscendo dalla città e poi stacchiamo. Così poi tutta la strada di ritorno la posso fare tranquillamente. Questi ancora stanno suonando. Vabbè, sì, questi per ora, diciamo, sono tutti personaggi che ho incontrato, ma che non posso reclutare perché appunto non è, diciamo, non è una cosa che devo fare al momento. I reclutamenti saranno tutti dopo, poi. Yugo. Ciò che possiamo fare per il momento è ritornare alla locanda e prepararci a tornare alle Grassland. Ah, ok, quindi devo tornare proprio alla locanda. Ah, pensavo potessi uscire direttamente dal. E allora c'è qualche trigger che ora si attiverà. C'è sicuramente qualche trigger che si attiverà. Alla locanda necessariamente. Eccoci. Le teste di latta sembra un termine fin troppo gentile per quelli che abbiamo incontrato qui a Zexen. Esatto. Chi si credono di essere? Farci aspettare in quel modo e poi trattarci come degli intrusi. Mi aspettavo un diverso trattamento, sicuramente. Ma c'è qualche Zexano, diciamo, decente là fuori. Non sono tutti uguali, ecco. Immagino. Dice, lo dice, 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 lo penso anch'io. La gente che abbiamo incontrato per le strade sembrano molto gentili, ad eccezione per quelli che ti fissano. Adesso possiamo tornare indietro. Non vedo l'ora di ritornare indietro. Presto, Lulu. C'è ancora qualcosa di divertente da fare qui in giro. La gente troppo cattiva non sono. Non è collaborante. I vantaggi delle Grasslands sono adesso abbastanza chiare per noi, non dimentichiamocene. Dico che dovremmo andarcene appena diciamo fa l'alba, ecco. Quel rumore. Stanno venendo a prendere noi? Eh sì, sono qua alla locanda.
Leo, sono due bambini e una papera. Fate attenzione. Diciamo, non prendeteli, diciamo, alla leggera. Beh, stanno andando a prendere noi veramente. Che sta succedendo qui? Perdonate la nostra intromissione, locandiere. Abbiamo degli ordini di catturare, diciamo, di arrestare tre Grasslanders here. Quindi tre, diciamo, tre popolani delle Grassland. Non avevo idea che fossero dei criminali. È così difficile pensare. È così difficile sapere a chi si affitta le stanze in questi giorni. Non è come pensate. Dobbiamo semplicemente chiedere un paio di, diciamo, un paio di cose. Seguitemi. E ora noi tipo siamo scappati, vero? Infatti, immaginavo. LOL. Eccoli. Stanno scappando. Inseguiteli. Non hai bisogno di urlare, lo sai. Non sono sordo. Che sta succedendo lì? Non ne ho idea, ma se me lo chiedi, le teste di latta sono in veste di, diciamo, da combattimento e non sono qui per scusarsi. Corre, correte, scappiamo. E dove devo andare? Di qua? Oh oh. Eccoli, voi tre, alto. Ah, che facciamo adesso? In qualche modo, non penso che possiamo stare qui a parlare. No, probabilmente no. Lulu, in guardia. Addirittura combattimento in città. Minchia, 67 danni mi ha fatto. Bene, siamo saliti di livello. Però mi devo curare perché... Pam pam. Lo so che questa registrazione viene un po' più lunga, però purtroppo le sessioni di Shuikoden sono sempre lunghe, quindi bisogna avere un po' pazienza. Qua ci saranno altri soldati? Eh sì. Vabbè, sono solo due. Oh, oh, no, sono di più.
Ah, ne posso fare un altro. Ne ho due Breath of Ice. Ecco, questi li attacco tutti e quattro. Grandi. Vai. Curiamoci. Peccato che qui non c'è il grifone, sarebbe stato molto comodo il grifone. Aia. Minchia, boss fight. Ospite delle Grasslands. Dobbiamo fare una piccola chiacchierata. Avete provato le nostre truppe che abbiamo bisogno di più allenamento, ma saltiamo i convenevoli e passiamo dritti a quello che dobbiamo chiedervi. Dovreste essere voi i primi a spiegarvi. Non andremo da nessuna parte fin quando non ci avrete detto che cosa sta succedendo. Esatto. Abbiamo avuto parola del fatto che pretendavate di ingaggiare delle negoziazioni particolari. Diciamo, i Grasslanders hanno lanciato degli attacchi a sorpresa contro di noi. Come facciamo a sapere che voi non siate coinvolti in tutto ciò? Perché avremmo dovuto cercare di ingannarvi? Noi rappresentiamo il capo più onorabile, Lucia, del clan De Caraia. E niente meno che anche il clan delle papere hanno intenzione di, diciamo, di reclamare guerra, come dite voi. Le forze di Grassland hanno circondato i nostri cavalieri. Voi siete i nostri ostaggi. Se sei davvero il figlio del capo del clan De Caraia, non abbiamo motivo di farti del male. Vali molto di più se scambiato. E adesso vieni con noi. Non c'è ragione di credervi. Credi quello che vuoi. Vi porteremo comunque con noi. E invece... Scappa, scappiamo. Halt. Piero. Seguiteli, veloce. Inseguiteli, veloce. Sì, signore. Dove stanno andando? A prendere i cavalli, forse. Ecco qua, Fubar has joined. E come potete vedere, se metto Fubar nella stessa linea di Yugo, praticamente mounted, quindi fanno l'attacco combinato. Sembra che li abbiamo seminati. Ma siamo ancora nella landa, diciamo, siamo ancora nelle terre di Zexen. State in guardia. Grazie a Fubar ce l'abbiamo fatta. Sì, grazie. Come hai fatto a trovarci? Ci stavi cercando?
Scommetto che stava cercando del cibo, non noi. Quacco, quacco, quacco. Va bene, Fubar. Muoviamoci. Chissà se quello che hanno detto quei cavalieri è vero. Se lo è, dobbiamo... Se lo è, siamo già in guerra di nuovo. Siamo nuovamente in guerra. E quindi... Non sono spaventato di qualche testa di latta. Vabbè, però... Va bene. Ragazzi, detto ciò, concludiamo e ci becchiamo alla prossima. Ciao, ciao!